Un po' da siccome più invecchio più divento paranoico, ispirato un po' da, diciamo, dal lato romantico del brano di Jimmy e dalla versione di Stevie Ray Vaughan. Io quando suono questa parte, diciamo che prendo un po' alcune sezioni, no? Dell'intro, ad esempio, di Jimmy, perché la parte sicuramente questa invece è una cosa che fa ovviamente Stevie Ray Vaughan, perché questa è una cosa che invece Vaughan non fa e per cui appartiene proprio all'originale di Jimi Hendrix. Questo è importantissimo anche con il mio suono, questo light crunch che utilizzo. In questo caso adesso sto usando dei pick-up del 62 e non dei Texas Special, ma se vado a utilizzare dei Texas è chiaro che renderò molto simile quel suono con il TS-9, un Tube Screamer, al suono originale che è l'intenzione che utilizzava Vaughan nell'88, credo 89, quando registrò in studio quella versione di Little Wing. Ma al di là di questa prefazione pressoché inutile, se non comunque per un chiarimento di quello che è la modalità dell'intro, la cosa che credo sia importante, no? Più che altro da sottolineare, della modalità di suono di questo di questa incredibile, cioè incredibile cosa che è stata fatta da Hendrix, è l'approccio di come è l'espressività che viene fuori. Per cui lo so che sembra un consiglio quasi contrario a tante altre cose che in passato posso aver detto, ma per certi aspetti a chi eccede sotto determinate forme di studio sono sempre più convinto che all'approccio dell'ascolto e alla metabolizzazione di determinate forme di scrittura e di concetto e concepimento di brani sia sicuramente più importante e un percorso obbligatorio, ad esempio come lo studio di un intro e magari di un brano, come può essere nella maniera più assoluta l'esecuzione del brano intero, del cantare il tema, come del solo. E con questo magari lo salutiamo, no? (Susurra)